Manca davvero poco perché sabato 22 ottobre al Teatro Lyric di Assisi andrà in scena la quarta edizione di Proscenium Festival della canzone d'autore Città di Assisi. Noi vogliamo proprio entrare a gamba tesa in questa quarta edizione e lo facciamo con Loredana Torresi, direttore artistico del Festival. Loredana, benvenuta nei Grazie. nostri studi e con Federico Castagner, direttore organizzativo Ciao. del Festival. Ciao, Federico, abbiamo detto manca davvero poco perché siamo alle soglie di questa quarta edizione. Si torna, Loredana, proprio al Teatro Lyric di Assisi, che è la vostra casa per questo festival. A che punto siete? Ai dettagli, immagino. Siamo a dettagli, ma siamo già con un piede on stage, quindi siamo già dentro al teatro e siamo in costruzione di quello che è questa appunto quarta edizione, come dicevi e ricordavi te prima. E stiamo costruendo tutto quello che è la scenografia, l'accoglienza per questa grande scatola che racchiude, io lo dico sempre, tante emozioni e tanti poi ricordi che si riporteranno a casa questi 12 cantanti, perché voglio ricordare che è proprio il cuore di questo festival, sono i cantanti che verranno poi accompagnati dall'orchestra ritmo-sinfonica del Proscenium. Anche perché non abbiamo detto una cosa importante, che il festival è un concorso canoro, quindi ci sono dei gruppi, ci sono dei solisti in gara e alla fine anche quest'anno chiaramente sarà decretato il vincitore, parleremo anche di loro. Dicevo, Loredana Torresi è il direttore artistico insieme a Roberto Lipari, in coppia Sì. portano avanti proprio questo ruolo e Loredana è anche la presentatrice, tutte e quattro le edizioni sono state condotte da lei, ha sempre avuto un partner molto speciale, anche quest'anno ne avete scelto uno niente Molto, male molto e posso speciale. dirti che quella sera basterà chiudere gli occhi e magari uno dice ma c'era Russell Crowe sul Sì, palco, è perché vero. avrai vicino Luca Ward. Luca Ward, beh sì, magari uno chiude gli occhi e dice c'era Russell Crowe, poi in un altro momento James Bond, in un altro Hugh Grant, sì, è una bella, mi aspetta una bella passeggiata sul palco con questo presentatore, doppiatore, attore, diciamo un istrionico del Anche conduttore palcoscenico, radiofonico, anche, tra l'altro, piacevolissimo, bravissima. chiaramente la sua voce è proprio così assolutamente presente e meravigliosa da Sì. ascoltare. Sono molto emozionata, come puoi immaginare, perché ogni anno mi aspetta una Beh, l'anno prova scorso avevi Neri Marco Re, pazzesca. no? Al tuo Sì, fianco, insomma, esatto. hai sempre avuto dei compagni di viaggio davvero importanti, Loredana, ma Dei veri questo professionisti. esatto, non fa altro che certificare anche la qualità del festival che viene organizzato, perché insomma, se avete al vostro fianco questi personaggi, significa che veramente ne vale la pena anche per loro. Quando leggo Federico Castagnier, direttore organizzativo, mi viene da mettermi le mani nei capelli, Allora, perché è una macchina incredibile, Federico. E io mi domandavo, dico adesso, chissà che cosa posso chiedere, qualche curiosità, una ce l'ho. Quando avete organizzato la prima edizione, a un certo punto ti è venuto da dire ma chi me l'ha fatto fare? sì, Sì, ti è no, venuto anche anche la quest'anno. seconda, la terza, la quarta, è un pensiero ricorrente. Però poi alla fine quando tutto è passato è una soddisfazione grossa perché è tutto molto bello, perché comunque siamo un gruppo di amici, noi lo facciamo, noi siamo un'associazione no profit, non guadagniamo da questa manifestazione, lo facciamo solo perché è un progetto comune, è una passione comune, stiamo bene insieme. Proscenium, Progetto Scenico Umbro, questa è l'associazione che promuove e organizza il festival, no? Organizza vari eventi in cartellone, adesso nel 2023 ce ne abbiamo 7-8, ma naturalmente questo è il più importante, e a seguire il dopo festival, perché non ricordiamoci che domenica 23 ottobre siamo al centro commerciale Collestrada, sempre con Luca Ward, dove i cantanti riproporranno su un palco appositamente allestito all'interno del centro commerciale le loro canzoni. Ricordiamo che lo scorso anno avete fatto la terza edizione dopo lo stop della Sì. pandemia, perché chiaramente ci sono state una serie di situazioni per cui anche voi avete subito, no, Ci questo. siamo fermati nel 2020 e l'anno scorso il nostro fu il primo
spettacolo al Teatro Lyric aperto al 100% alla platea, e il Teatro Lyric era pieno. E non era così scontato, perché venivamo da un momento complicato dove le distanze si erano allungate, le persone si tenevano a distanza, quindi mettere 1000 persone in un ambiente chiuso, c'era il dubbio che sarebbe potuto che ci fosse stata tutta questa presenza, sì, no? Invece questo andò benissimo. Ma la testimonianza che forse avevamo tutti bisogno di tornare a guardarci negli occhi senza mantenere questa distanza, pur avendo subito una sorta di lavaggio del cervello, perché giustamente, per carità, dovevamo difenderci da qualcosa che non conoscevamo, e quindi quello era era un pensiero che avevamo tutti. Eravamo tutti lì con le mascherine, quest'anno siamo tutti lì perché comunque il teatro è sold out anche quest'anno, abbiamo fatto il pienone anche quest'anno, stanno senza mascherine. Allora, visto che parliamo di sold out, ricordiamo che i biglietti quest'anno erano gratuiti, che era necessario registrarsi sul sito per prendere il posto, ma alla gratuità voi chiedete qualcosa? Beh, in realtà, allora, diciamo che non chiediamo niente, auspichiamo che lo spettatore che viene al proscenium faccia felici noi, ma non solo noi, facendo una piccola donazione alla Caritas della diocesi di Assisi. Noi abbiamo scelto quest'anno di destinare, diciamo, i proventi, ci siamo privati dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, e chiediamo agli spettatori di fare questa donazione alla Casa Papa Francesco, che è un centro di prima accoglienza che sta proprio davanti alla stazione di Assisi, che ospita ogni giorno una trentina di senza tetto, da loro un pasto caldo, da loro da un letto in cui dormire. La possibilità di farsi una doccia, quelle cose poi iniziano un percorso di reinserimento nella società, diciamo. Li aiutano, li prendono per mano, li portano. E quindi noi ci auspichiamo che gli spettatori facciano questa donazione. Gli estremi per fare la donazione sono sul nostro sito, che è proscenumfestival.it, sono nel biglietto, quindi lo spettatore che arriva col biglietto a teatro ha tutto scritto là, sono nella brochure che consegneremo quella sera in sala agli spettatori, e io speriamo bene. Speriamo e che posso vada aggiungere bene. Nella causale la descrizione Casa Papa Francesco, perché è vero che è della diocesi di Assisi e della Caritas, però va così direttamente alla Casa Papa Francesco, per cui alla struttura che li accoglie. Sì, tra l'altro, una curiosità, scusami, si chiama Casa Papa Francesco perché nel 2014, quando Papa Francesco venne ad Assisi, andò a mangiare proprio a questa mensa a sorpresa con i poveri. Lo ricordo benissimo, vero? Lo ricordo benissimo. Quindi tu mi hai detto non chiediamo, allora ve lo chiedo io a questo punto, visto che c'è la possibilità di andare a vedere veramente un gran bello spettacolo gratuitamente, c'è la possibilità di fare del bene, quindi facciamolo: se comprate un biglietto donate tot, se ne comprate due, se ne prenotate due, il doppio di quanto, ecco, e poi il triplo e così via, insomma siate generosi, perché aiutare ci torna sempre indietro, il bene torna sempre indietro, assolutamente, secondo me, quindi mantenete il biglietto così avrete tutte le indicazioni per fare la donazione. Loro non lo chiedono, io sì. Allora Loredana, lo sai che ti volevo chiedere di regalarci un aneddoto, quello che più ti è rimasto di queste prime tre edizioni, qualcosa che in realtà non hai raccontato ma che dai oggi ci regali. Guarda, in realtà non è un aneddoto ma un filo conduttore che lega tutte e quattro le edizioni, ovvero io punto sempre molto a quello che si prova sia nell'organizzazione sia nella costruzione sia quando ci vediamo noi come amici, perché Federico prima ha detto dico chi me l'ha fatto fare, però poi quando c'è un sentimento, no, di amicizia, vai avanti, lo fai, e il filo conduttore, per quanto mi riguarda, ma immagino anche per gli altri dell'associazione, per gli altri amici dell'associazione, è vedere le facce e sentire i cuori battere dei ragazzi che vengono per esibirsi, per raccontarsi, per mettersi a nudo, e vivere questo in una città come Assisi, che è comunque una città che ti coinvolge in tutto. E tu sei lì e percepisci queste emozioni, queste sensazioni, oltretutto dopo l'anno scorso, dicevamo prima, dopo la pandemia, è ancora più forte, no, questo sentimento, per cui non è un aneddoto vero e proprio, ma è proprio
proprio quello che si vive all'interno del festival, quindi è veramente molto molto emozionante, lo senti dentro al cuore, per cui è veramente un vissuto che si ripropone e che si riproporrà nel corso anche quest'anno, degli anni. Anche sì. Quest'anno. Ogni tanto vedete le immagini della scorsa edizione, adesso con la coda dell'occhio vedevo sì. Michele Zarrillo, poi ricordo anche Marco Masini, insomma anche l'anno scorso sì. È stata davvero una gran bella edizione e anche quest'anno, caro Federico, ci regalate begli ospiti. C'è un gruppo che a me piace tantissimo, ma mi ricorda un periodo insomma, della mia vita in cui i Neri per Caso erano veramente il gruppo più ascoltato in assoluto. E sapere che sabato sono lì, guarda, devo dire, mi crea un certo entusiasmo. Loro quando arrivarono a Sanremo con le ragazze cambiarono il modo di fare la musica, sì, perché andare a Sanremo come cantare a cappella senza la musica. Tant'è che vinsero poi l'edizione. Ogni voce è uno strumento, eh? Ogni voce è uno strumento. C'era ragione, sì. Vinsero la categoria Nuove Proposte. E quindi ci saranno i Neri per Caso. Ci sarà Roger Wright, che è un performer inglese. E lo ricordo sul palco, perché è rimasto impresso a tutti quando venne. È stata una delle migliori esibizioni che abbiamo avuto in questi 4 anni. Lui è un performer londinese. È stato il protagonista del musical inglese del Re Leone e lui interpretava proprio Simba, è una forza della natura e lui canterà la sigla, diciamo. Poi abbiamo... Stai spoilerando, eh? No, vabbè, non dico quale canzone, quale sigla. Ma guarda, siamo tra amici, lo vedi. Certo. Lascia che parli. Incuriosità, certo. Lascia che parli. Poi c'è Giovanni Caccamo, anche lui un cantautore d'altissimo livello, che viene a fare un ricordo, posso spoilerare questo? Ma certo! Lui, Giovanni Caccamo, iniziò la sua carriera grazie al maestro Franco Battiato, che produsse il suo primo disco e in quel periodo gli faceva aprire i suoi concerti. E quindi lui verrà a fare un ricordo di Franco Battiato, canterà La Cura, canterà una canzone del suo ultimo album. E poi c'è Simona Molinari. Simona Molinari... Mi sono reso conto in questi giorni che quando la propongo la gente lì per lì non capisce. Poi quando dici ma la felicità, te la ricordi la canzone La felicità a Sanremo? E quella la conoscono tutti. La felicità in quell'anno fu disco d'oro, ha venduto tantissime copie. Lei è una cantante pop swing, saranno 20 minuti veramente d'allegria, musica ad alto livello. Sì, diciamo, quest'anno è proprio proiettato su vari generi musicali, ma anche come la scelta dei cantanti che poi si esibiranno. Infatti volevo arrivare proprio a questo, perché dicevamo prima, non dimentichiamolo, questo principalmente è un concorso canoro. Per cantautori. Da quando avete iniziato a oggi, che risposta avete avuto? Ottima, i ragazzi si iscrivono ogni anno, sono sempre più curiosi e sono sempre in tanti ad iscriversi. E ogni anno c'è anche un modo diverso di proporre i brani, questo lo abbiamo notato. E anche per noi è curioso questo, no? Perché poi vai lì, ascolti e è bello come anche... Indubbiamente, no? La società viene coinvolta in quello che è il racconto vero e proprio dei brani. E quest'anno abbiamo deciso di fare una selezione un po' diversa dal sempre cantautorato, però il cantautorato si apre e si ramifica anche in altri generi musicali, per cui avremo un brano prettamente tradizionale ballad pop, un altro melodico rock, un altro jazz, un altro rap, quindi è un mix. Del resto la musica è trasversale. La musica è trasversale, non c'è niente da fare. Giustamente non c'è niente da fare. Era giusto fare questa scelta. Si ricollega anche poi alla scelta degli artisti che si andranno, no? Che andranno a infilarsi in a mezzo, intervallare, sì, a intervallare, perché come dicevi te prima, Neri per Caso comunque sono unici nel loro genere, è un genere totalmente diverso, no? da un genere pop, per quanto no, chiaramente è un musica cantata solo dalla voce.
Simona Molinari, un electro swing, un swing totalmente diverso da quello che è la musica pop, però anche lì c'è un cantautorato che è diverso, no? Quindi diverso accompagnato da una musica diversa, perché la musica ti porta a spasso in varie dimensioni e questo poi è bello raccontarlo. E poi credo che questi ragazzi, la maggior parte credo, non abbia mai avuto alle spalle un'orchestra, cioè per loro è anche una grande opportunità. Insomma, hanno una signora orchestra che li accompagna. Sì, qualcuno diretta da Paolo Ciacci, dal maestro allora, Paolo Ciacci, lo ricordiamo. Lì ci sarei arrivato naturalmente, allora mi fai questo assist, segno questo gol. Volevo intanto ricordare... Detto da Castagnier, assist e gol, stupendo! Volevo ricordare la nostra meravigliosa orchestra, composta da 35 bravissimi maestri orchestrali, diretta dal maestro Paolo Ciacci e coordinata dal maestro Elga Ciancaleoni. Noi ci teniamo molto perché è quello che forse ci rende unici... Credo proprio di sì. Sì, comunque tra i pochi che in Italia propongono un festival di questo tipo. E volevo sottolineare questo aspetto che non è secondario, anche se per quest'anno i giochi sono fatti e ci siamo. Leggevo il regolamento che deve essere seguito per poter partecipare alla selezione. I brani che vengono proposti dai vari cantautori non è necessario che siano inediti, tutt'altro. Insomma, no, possono tutt'altro, essere già sì, stati sì, presentati, esatto. Ascoltati, editi, sì, insomma, quello assolutamente. Non è un vincolo. Ma lo volevo sottolineare perché secondo me è un'ulteriore grande possibilità che si dà a questi giovani, immagino che per lo più siano sì, giovani sì, evidentemente, perché non poni dei paletti, non poni dei limiti, e questo insomma loro possono cavalcarla questa possibilità. Uno tra i partecipanti che vi ha dato maggiore soddisfazione dopo essere stato al festival, non so se ne avete uno per uno, insomma. Ma allora guarda, posso dire io, mi viene in mente Federico Proietti che ha partecipato alla 2019, seconda edizione, e lo abbiamo visto in TV accompagnato dalla sua band con Carlo Conti, per cui lì c'è stata veramente un'evoluzione di Federico, ma anche tutti gli altri poi tra l'altro hanno iniziato a percorrere la strada del cantautorato, ma nel farsi poi conoscere e riconoscere. Però ecco, Federico Proietti. Sì, tra l'altro ricordo Francesco Facchinetti che era stato sempre presente. Sì, bravissimo, quell'edizione là. Che dopo il festival ci chiamò e ci chiese i contatti di due di quei cantanti perché voleva provinarli, diciamo. Quindi noi cerchiamo di dare anche creiamo un'opportunità per questi ragazzi. Alcuni sono giovani, alcuni meno sì. Giovani, ma insomma comunque sono tutti bravi. E sono per ognuno un'opportunità, certo, evidentemente. Certo. L'anno scorso peraltro c'era anche Red Ronnie, che è un altro che fa tanta attenzione alle novità, è uno che peraltro invitò anche, bravissima. Se non ricordo male. Eleonora Toscani invitò alla sua trasmissione il Barone Rosso e gli diede una grande visibilità, naturalmente. Insomma, perché... Sì. Evidentemente c'è l'attenzione anche vostra nella scelta di determinati personaggi. Parliamo di giuria, sì. Loredana, anche sì. Quest'anno, no? Sì, anche quest'anno giuria, c'è una giuria ben fornita da esperti del settore. Di nuovo Beppe Dati, oramai Beppe è uno di famiglia del festival. Giulia Borghesan, conduttore, autore radiofonico Rai. Anche questo. Frate Alessandro, Giacomo Brustenghi, colui che insieme a noi fa parte della grande struttura. Ne vuoi dire altri te? Così ci dividiamo. C'è Emilio Munda, che è un discografico della Sugar, e poi naturalmente abbiamo il presidente, che è l'avvocato Alessandro Bracci, che fa parte dell'associazione. Lui è esperto in diritto d'autore, ha lavorato in SIAE tanti anni e diciamo coordina tutta la giuria. Federico, qual è stata la più grande difficoltà che hai, diciamo, costantemente incontrato? Se ce n'è una in particolare, poi magari ce ne sono tante, poi c'è l'imprevisto e ci siamo, ma se ce n'è una che devi sempre fronteggiare? No, allora, la più grande difficoltà è stato il Covid dell'anno scorso, perché noi nelle prime due edizioni avevamo intessuto dei rapporti con una serie di micro sponsor che ci aiutavano, noi ci finanziamo da soli praticamente. Quindi ci aiutavano a mettere in piedi la manifestazione. A maggior ragione, scusa, ti interrompo, poi continuiamo. Visto che andate a vedere sto spettacolo gratuitamente, per favore tenete sto biglietto, guardate Libane a chi dovete fare la donazione. Scusa, io raccolgo. Brava Paola! E rilancio. La cosa più importante.
Quindi dopo il Covid ci siamo trovati che erano tutti in difficoltà e quindi ci siamo dovuti rimboccare le maniche per ritrovare fondi, finanziamenti. Noi dobbiamo ringraziare tanti enti, adesso non li faccio tutti, su tutti voglio solo nominare la Fondazione Perugia, che è l'ex Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia, che anche quest'anno ci ha dato una grande mano. E quindi la difficoltà è stata rimettere in piedi una struttura economica che supportasse un programma, uno spettacolo così bello, perché il Proscenium è uno spettacolo molto caro da mettere, da allestire, perché si parla di service, di audio, luci, ma poi infatti vedete, sai, vedete arrivavo anche a quello, Federico, perché la scelta dei service, audio principalmente, è fondamentale per la riuscita di un progetto del genere. Sì. Quindi è chiaro che la forza in campo è altissima, è grandissima. Sì. Tra l'altro ci hanno fatto sempre tutti i complimenti. Mi ricordo l'anno scorso Bonelli, che è l'organizzatore del concertone del 1° maggio, un produttore per Radio Play, per Rai Play, che venne a vedere il festival, lui che di un festival ne organizza tanti in tutta Italia, ci fece i complimenti per il service, disse questo è un service di prima, proprio in assoluto un service bellissimo. Sì, e non solo, perdonami che no, ti ho interrotto, non solo lui, anche Red Ronnie, appena sì. Salito sul palco, fece proprio il commento su quello che era sì stato il tutto l'audio, tutto l'ascolto, ma la scenografia, tutti i LED wall, proprio la costruzione, quello che io avevo detto proprio all'inizio, si entra in questa scatola magica. E questo però è frutto anche dell'organizzazione, proprio di questa macchina organizzatrice dell'associazione, che vede coinvolgere veramente ognuno di noi nel proprio settore, per cui guarda, da soli non si va da nessuna parte, è proprio, no, proprio una vittoria, tra virgolette, passatemi il termine, di gruppo. La città di Assisi fondamentale. Ha sposato alla grande questo progetto, no? Del resto il festival porta anche il nome città di Assisi, e credo che sia un bel volano reciproco, intendo dire, per la città ma anche per voi, perché Assisi è spendibile a sì. Livello internazionale, credo. No, tant'è che io mi ricordo il primo anno, quando stavamo mettendo in piedi tutto il festival, andammo a parlare con il sindaco, la dottoressa Stefania Proietti, con l'idea di fare il Festival di Assisi, e Stefania ci disse: guardate ragazzi, io un'opportunità ve la do, però prima di spendere il nome di Assisi, il nome di Assisi è un brand, è famoso in tutto il mondo, io prima voglio vedere quello che siete in grado di fare. E quindi il primo anno noi abbiamo cambiato al volo, ci siamo chiamati sì. Proscenium, legandoci al nome della nostra associazione per questo. Poi il secondo anno era venuto tutto talmente bene il primo anno, che il secondo anno la giunta del comune di Assisi ha deliberato, per cui noi dal 2019 in poi siamo Proscenium Città di Assisi. La soddisfazione è grande. Avete superato la prova, sì. Siete stati promossi a pieni voti, direi anche per questo. C'è lo streaming anche quest'anno? C'è lo streaming anche quest'anno, quindi YouTube e i canali social. Alle 21 collegatevi, sarete puntualissimi alle come ore 21, sempre, come sempre si puntuali, ecco, voglio dire, mi raccomando, arrivate un pochetto prima a teatro, perché così vi accomodate, prendete posto e aspettate la sigla. No, anche perché ricordiamo che il Teatro Lirico ospita un migliaio di persone, quindi avanti che ci siamo seduti tutti. È una bella platea. Ecco, magari arrivare anche una mezz'oretta prima bravissima, potrebbe essere bravissima. D'aiuto, no? Perché uno intanto prende sì. posto, si sistema e poi veramente alle 21 sì. Si parte. Sei emozionata? Certamente, assolutamente, sono molto emozionata, non vedo l'ora. E sono felice anche di essere emozionata, perché sai che poi l'emozione te la porti dietro e quando senti il cuore che batte rimbalza un po' anche su chi ti ascolta e chi ti sta attorno, per cui sono quelle emozioni che ti fanno crescere. Allora io vorrei ricordare i 10 finalisti, i nomi sì? di tutti i ragazzi che saliranno sul palco e che dovranno poi essere giudicati, perché quando si parla di concorso c'è sempre un vincitore. E allora
Così vediamo anche da dove arrivano i ragazzi, perché è un festival nazionale, quindi c'è un po' di tutto. Alberto Giovinazzo di Potenza, Alessandro Di Lascia di Manfredonia, Claudia Salvini di Montevarchi, Crisso, nato a Caserta ma residente alla Spezia, Emanuele Conte di Montebellune, siamo a Treviso, Enzo Antonio, nato a Bisceglie ma residente a Taranto, Giulia D'Amico di Torino, Rame di Senigallia, Scapigliati di Roma, Vanessa Chiappa di Senigallia, Ilenia Iorio di Tortora e Pez e Mab, cioè Roberto Pezzini e Martino Tordoni di Gubbio, che sono subentrati, vero? Sì, sono subentrati. Era una quando si vanno a fare le selezioni si scelgono i 12 concorrenti, i 12 artisti che saliranno sul palco e in più le due riserve. E, Pezzini e Mab sono coloro che sono stati, diciamo, ripescati in sostituzione di Sofia, e di una ragazza. E non mi dispiace perché è un pezzettino di Umbria sì. Che salirà sul sì, palco. Esatto, e siamo felici anche per questo. Siamo felici, insomma, comunque sia, ad Assisi sì. E in Umbria sapere che c'è una coppia di artisti di casa nostra non dispiace affatto. Tra l'altro, se posso, certo. Per quanto riguarda la giuria, sì, vengono giudicati, che è sempre un termine un po' particolare, però in effetti di questo si tratta. Ma la bellezza per me e secondo anche noi del Proscenium è che questi ragazzi hanno l'occasione e l'opportunità, perché è veramente un'opportunità poter ascoltare anche gli altri tuoi colleghi e quindi concorrenti che salgono sul palco, dandosi una votazione. Per cui anche la votazione dei ragazzi che partecipano al festival verrà sommata al giudizio della giuria. Quindi è veramente una votazione sana, vera, reale. E trasversale. Peraltro non c'è soltanto il premio del primo. Allora, noi abbiamo il primo premio, che è il premio SIAE, perché la SIAE anche quest'anno ha concesso il patrocinio, è il quarto anno consecutivo. E poi abbiamo il premio per la migliore musica che assegnano i maestri orchestrali, che è il premio Pegaso Università Telematica. Poi abbiamo il premio per il miglior testo che assegna il maestro Beppe Dati. Ricordo, per chi non lo conosce, il maestro Beppe Dati è un paroliere che ha vinto 3 festival di Sanremo, è quello che ha scritto tutte le canzoni di Marco Masini, Paolo Vallesi, ha scritto per Mia Martini, Laura Pasini. Guccini. È stato l'unico a scrivere per Guccini. Cirano, Raff, ricordiamo. Ha scritto per Raff. Diciamo che anche lui magari ha qualcosa di musica, cioè ci capisce. Beh sì, ha storie da raccontare. Sì, certo. Il premio miglior testo è il premio Humilis Made in Assisi, poi c'è naturalmente il premio giuria popolare, perché? Perché grazie anche allo streaming che manderemo in onda su YouTube, gli spettatori, sia quelli a teatro che quelli a casa, potranno ad un certo punto della manifestazione esprimere le loro preferenze. E il vincitore, il televoto rimarrà aperto una mezz'oretta. Il vincitore di questa speciale classifica verrà premiato domenica al centro commerciale e quindi ci sarà il premio giuria popolare centro commerciale Colle Strada, che verrà appunto svelato la domenica. Dove condurrò di nuovo insieme a Luca Ward. Dove ci sarà ancora Luca Ward. Quindi ci sarà di nuovo Luca al centro commerciale Colle Strada. E poi c'è il premio per la canzone più radiofonica, che è il premio Radio Subasio. Perché c'è la collaborazione anche quest'anno. È la nostra radio ufficiale, verrà la speaker Katia Giuliani e premierà il cantante che vincerà questo premio. Non mi rimane che dirvi in bocca al lupo. Viva il lupo! Per questa quarta edizione, grazie ad aver condiviso anche qualche piccolo segreto con noi. Grazie a Federico Castagnier, grazie a Loredana Torresi. Incrociamo le dita, ma sarà un successo anche quest'anno. Grazie davvero. Ci vediamo sabato sera al Teatro Lyric con la quarta edizione del Proscenium. Io intanto vi ringrazio per averci seguiti. Arrivederci.